Settembre, andiamo, è tempo di rientrare tra banchi e libri cercando finalmente di lasciarsi i disagi della pandemia alle spalle, come auspicano alunni e docenti. Devo dire l'emozione di vedere per la prima volta alcuni alunni senza mascherina, anche se ovviamente mi rendo conto che il problema del Covid potrebbe ripresentarsi, quindi ci vuole attenzione ma c'è anche entusiasmo, speriamo di avere un anno normale. Dopo la provincia di Bolzano, oggi si riparte ufficialmente anche in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella provincia di Trento, secondo i calendari regionali. Ma l'autonomia scolastica ha dato modo anche di aperture anticipate per gli istituti che hanno deliberato in tal senso, come è il caso di diverse scuole romane. Sono oltre 7 milioni le studentesse e gli studenti che saranno impegnati in questo anno scolastico, distribuiti in più di 366.000 classi, il che vuol dire altrettante aule, ma non sempre adeguate. Siamo a un sovraffollamento medio di aule che hanno un contenimento proprio da piano della sicurezza di 21-22 studenti, nelle quali noi dobbiamo posizionare anche classi che ne hanno 27-28. Quindi è un livello di sovraffollamento importante, gli alunni stanno molto vicini, sicuramente il metro di distanza non c'è. Le risorse del PNRR ancora non hanno portato risultati apprezzabili per l'edilizia scolastica, come pure per i vuoti nell'organico. Per il solo Lazio i sindacati lamentano almeno 20.000 precari, reclutati in modo tale che non si riesce mai a garantire le cattedre piene a inizio settembre. Ma intanto si comincia e buona scuola a tutti.